puntata va in onda il 2 settembre, quindi la potrete rivedere tra poche settimane, 2 settimane circa, e quindi riseguirla in onda. Praticamente rivedrete esattamente quello che è accaduto questa sera, perché così come presentiamo lo spettacolo in piazza è esattamente come va in onda, quindi è quasi come se fosse una diretta. Bene, cosa ne dite di fare un altro applauso ai vostri compaesani che portano il nome di Scalapiano in giro per la nostra isola e che adesso fanno un ballo di augurio, no? Che ballate attualmente anche in occasione di qualche matrimonio, giusto? Sì, esatto, questo ballo è stato ideato da noi durante il matrimonio di una nostra amica che è venuta. Bene, adesso te lo richiedo anche in onda, ma che c'è oggi? Ah, guarda come si nasconde, chissà perché le persone che vengono prese si nascondono. Allora adesso chiederò a te se ti è piaciuto questo regalo che ti hanno fatto i tuoi compagni di viaggio. Generale? No, volevo avvisarla che noi eravamo pronti, quindi quando voi volevate eravamo sempre pronti. Ballo di chiusura qui ad Scalapiano con il gruppo folk San Salvatore, che ci dedica un ballo che hanno creato proprio loro e che anche in tante occasioni, soprattutto in quelle dei matrimoni, voi dedicate agli sposi. Esatto, è un ballo ideato da noi in occasione di un matrimonio di una nostra amica che è ballata in mezzo a noi. E questa amica adesso è qui alla mia destra, l'abbiamo ideato per lei in occasione del suo matrimonio. Adesso vorrei chiederle, ma tu lo sapevi che questo ballo ti sarebbe stato dedicato? È una sorpresa. Una sorpresa. Gradita? Quando ti sei sposata? 19 maggio. Ti sei già pentita? No. No, ancora no, meno male, perché succede anche dopo molti mesi, quindi bene, auguri e ci dedichiamo a questo ballo accompagnato da Ignazio Muras.
Folk San Salvatore di Scalafano e ci chiudiamo con un arrivederci in un'occasione molto importante, perché anche loro saranno ospiti in occasione dell'arrivo del Papa a Cagliari il prossimo 7 settembre, se non erro, quindi immagino vi stiate preparando e sarà un'occasione importante per voi come per tutti coloro che saranno presenti e attendono da tanti anni l'arrivo del Papa. Grazie Scalafano di essere stati con noi, soprattutto così numerosi, così vicini ai nostri ospiti. Speriamo di ritrovarci in giro per la Sardegna. L'appuntamento invece con la nostra trasmissione torna come sempre il martedì alle 21. Buonanotte a tutti, grazie. Serata. Penso che anche Ottavio vi voglia ringraziare, buonanotte, è stato veramente un piacere stare in vostra compagnia questo 15 agosto, grazie. Grazie Ambra.